siamo amici. Tra questi due giocatori andremo a scoprire il secondo giocatore che si classificherà, che si qualificherà per il Vasacast Invitational, colui che raggiungerà Killer e che vedrà scontrarsi insieme a tutti gli altri pro gamer europei. Nell'angolo in alto a destra ha già fallito il primo match point, adesso dovrà non fallire il secondo. Come giocatore Protoss, come giocatore argentino, le forze di Ayur sono tutte con questo che è il vincitore del WCS argentino. Le forze di Ayur ti fa per Capoc! Tanto salutiamo anche noi, mentre dobbiamo andare a presentare invece il giocatore brasiliano, uno dei giocatori con più esperienza dell'intera Sud America, il giocatore considerato la star brasiliana per eccellenza, come Zerg abbiamo Reason! E allora amici, ricordatevi che per vincere la fantastica custodia qualcuno ha già pubblicato sul nostro Facebook la domanda: chi vincerà questo best of three? Il primo che risponderà alla domanda sul commento fatto da Vasacast vincerà la cover per iPhone. Vincerà la cover per iPhone. Intanto attenzione, Reason è andato a posizionare la sua Fosso Desadova, la sua pozza germinale a 15 psi, adesso probabilmente andrà a prendere, anzi voleva prendere il suo secondo hatchery, ma ha trovato qui un pilone, ha trovato un pilone da parte di Reason, da parte di Capoc. Intanto abbiamo anche la pozza, già la forgia già posizionata da parte del Protoss argentino. Vediamo se adesso prenderà anche il suo secondo Nexus. Probabilmente sì, intanto è andato a creare Capo, c'è anche un secondo pilone, quindi non vuol proprio far expare il suo avversario, sembra proprio non volerlo far expare, sta continuando a prendere tempo Capoc. Guardate che adesso fa girare questa sua sonda, mentre dall'altra parte stanno arrivando i primi quattro ling di Reason, ma attenzione, dall'altra parte viene posizionato il Nexus, dopodiché anche il cannone fotonico, secondo pilone sempre per Capoc. Tanto qualcuno ci dice chi è anche il vincitore del primo contest, ma abbiamo anche il secondo contest. Chi vincerà questo best of three? Il primo che risponderà si porterà a casa la fantastica cover per l'iPhone 4 e 4S offerta da Blizzard. Tanto qui adesso andremo a scoprire chi sarà il secondo giocatore qualificato per il Vasacast Invitational. I Nexus sono già in produzione ancora, non è terminato il secondo Nexus di Capoc, mentre io sto non respirando da ormai un bel po'. Non ho mai respirato durante tutta questa diretta, eh? Aiuto, non respiro, sto morendo. Intanto attenzione, il portale è terminato da parte di Capoc, adesso creerà anche il centro cibernetico, lo va a posizionare molto molto spostato sotto questo muro di Cloud Kingdom per cercare di evitare di far scoutare tutto a Reason. Vediamo infatti che Reason non vede il centro cibernetico e quindi non potrà vedere dove andrà a cronobustare. Capoc vuole cercare di tenere abbastanza nascosta la sua build il giocatore argentino. Intanto Reason manda questi tre droni a prendere minerale dalla terza hatchery. La seconda ancora non è terminata, voi mi direte, ma come può essere terminata prima la terza della seconda? Misteri di Vasa. Non vi interessate di questo, fate finta di nulla. Intanto vedete che Reason sta continuando a dronare molto molto duramente. Potrebbero essere due Zerg i giocatori qualificati per dal Sud America per il Vasacast Invitational, oppure potrebbe essere uno Zerg ed un Protoss, non lo sappiamo ancora. Sappiamo però in questo momento che sta arrivando un portale stellare, il portale intergalattico per Capoc. Intanto non sappiamo neanche quello che sta succedendo nella chat italiana, se siete italiani, se siete stranieri, we love you everyone! Intanto abbiamo un giocatore cileno per il Vasacast Invitational, adesso scopriremo se il secondo sarà argentino oppure brasiliano. Tanto attenzione perché Capoc riesce a scoutare
questo sorvegliante. Vediamo se riuscirà anche a ucciderlo, probabilmente riuscirà a salvarlo. Reason ancora non ha scautato, Reason. Reason ancora non sa niente, mentre iniziano a cantare le sirene di Ayur. Non è riuscito a scautare niente Reason, non so se abbia già la camera evolutiva. Allora vediamo un Roach Warren. Vediamo ancora la camera evolutiva da parte di Reason. Sta nascendo addirittura una Void. Una Void in produzione da parte di Capoch. Neanche una Phoenix. Vuol giocare aggressivo. È completamente all'oscuro di tutto Reason. Non è ancora scoutato. Come potete vedere, è riuscito a chiudersi molto bene il giocatore Protoss. Adesso arriva la Void, verrà scoutata da questo sorvegliante. Abbiamo un'altra Void in produzione addirittura. Mamma mia, amici, tantissimi gate. Sono 6, 7 gate Stargate per Capoch. 7 gate Stargate. Vedremo che va subito ad attaccare anche l'altro sorvegliante di Reason. Vuole cercare di psibloccare il suo avversario. In produzione ci sono degli lancia spore, prova a salvare, a salvaguardare questi Overlord. Prova a salvaguardare questi Overlord. Avanzano anche queste Sentry. È posizionato il pilone, il primo pilone da parte di Capoch, che a questo punto vuole certamente fare un timing a due basi. Timing a due basi con Void Ray, accompagnate da unità di Warp. Vediamo che salgano questi Ling, attenzione, attenzione, attenzione perché sono arrivati Ling, ottimi però i Force Field, ma va a morire comunque una Sentry, va a morire una Sentry, vediamo le altre se si salvano altre Sentry, ha sacrificato molti Ling e Reason, ma le ha sacrificate probabilmente per una buona causa, è riuscito a sacrificarle per una buona causa, non so dove sono le Void, dove sono finite le Void, una è qui, una Void è qua. Adesso altri Ling andranno a morire. Andiamo a vedere quante sono le Void. Tre Void ci sono. Ma dove sono? Una è qui. Io ne ho persa una e... non ci sono. Ci sono ma non ci sono. Le famose Void che ci sono ma non ci sono, amici. Eccole che arrivano le altre due Void da parte di Capoch. Ma attenzione perché c'è una quantità di Ling da parte di Reason che è impressionante. Tantissimi Ling e tantissime Roach. Tantissimi Ling e Roach da parte di Reason che sembra potersi difendere. Molto conterà sulla micro. Vediamo come micreranno i due giocatori. 100 Psi. In questo momento è Psi bloccato adesso. Ma sta nascendo l'altro portale, l'altro pilone, scusate, da parte di Capoch. Attenzione, arriva l'ingaggio, attenzione, arriva l'ingaggio, buoni force field, sono ben 4 le Void Ray, ben 4 le Void Ray, ha perso molto, il giocatore Zerg avanza sul lato destro della mappa, Capoch, avanza sul lato destro della mappa, attenzione perché le Void sono molte, le Void sono tante, milioni di milioni, e attaccano, attaccano le Void. Ci sono anche dei Force Field dietro. Attenzione, Psi bloccato. Capoch Psi bloccato, non può warpare. Adesso si va a liberare. Ma ci sono anche tantissime Queen. Tantissime Queen. Potrebbe essere in grado di difendersi Capoch. Potrebbe essere in grado di difendersi. Le Queen stanno facendo la differenza. Le Queen stanno facendo la differenza. Reason sta distruggendo tutto. Reason sta distruggendo tutto. Attenzione, ci sono rimaste solo Void. Solo Void sono rimaste per il povero Capoch, che adesso è costretto a indietreggiare, costretto a indietreggiare sotto i colpi di quelle Queen. Grandissima difesa da parte di Reason. Reason, grandissima difesa. Reason non può neanche prendere la terza. Capoch potrebbe trovarsi un game dietro. Potrebbe ritrovarsi un game dietro. Capoch dovrà cercare di prendere una terza base a questo punto. 80 Psi a 120. Tra l'altro a 74 droni Reason contro i soli 46 di Capoch. Ricordare a tutti che Capoch è il campione del WCS argentino. Certamente un Protoss di grandissimo spessore. In questo momento sembra essere in difficoltà da questo Zerg brasiliano. Molti ne avevano parlato benissimo. Potrebbero essere anche due giocatori dello Sciame a prendersi il loro posto al Basacast Invitational. Date le Void che continuano a prendere il cielo.
Volano le Void. Attenzione da quest'altra parte, i Ling fanno avanti e indietro. Capoc adesso deve in qualche modo riuscire a difendersi. Deve difendersi e salvaguardare questa terza base, il terzo Nexus, mentre sta andando a prendere il suo quarto Reason. E quindi continuano a mettere creep ovunque. Primo Immortal sta venendo ricercato. Secondo Immortal, anzi scusate, anche un Concilio del Crepuscolo. Ancora non abbiamo l'alveare ricercato, scusate il vivaio, l'alveare non mi ricordo più che è, quello più grosso ancora comunque. Stanchezza inizia a farsi sentire anche per i poveri caster. 107 lo psi di Capoc, 168 quello di Reason, che ormai sta riempendo tutto il mondo di creep. Cloud Kingdom sta diventando Creep Kingdom. Avanza Reason, si porta dietro anche le Queen, vuole a questo punto attaccare. In produzione abbiamo l'alveare, la Tana. Tantissimi sono i cannoni fotonici posizionati da Capoc. 184 a 124. È molto indietro sullo Psi. Il giocatore argentino viene mandato in linea per controllare quella che è la situazione. Dall'altra parte prova a chiudersi Capoc. C'è solamente tanti Infestor. Ci sono anche tantissimi Infestor, amici. Tantissimi Infestor. Non è chiuso! Non è chiuso! Capoc non ha chiuso! La situazione a questo punto potrebbe essere drammatica. Potrebbe essere drammatica la situazione per il giocatore Protoss. Guardate Reason. Dopo aver eliminato Katz da questo torneo, potrebbe andare a eliminare anche il Capoc. Capoc sta provando a difendersi con le unghie e con i denti. Buoni sono i Forcefield. 115 sì, a 163. Prova ancora a difendersi, potrebbe anche riuscirci in qualche modo. Incredibile Capoc, non ha perso quasi niente. Capoc è ancora in vita, l'Argentina è ancora in partita. L'Argentina è ancora in partita, ma in questo momento è finito il pinnacolo, è finito la colmeila, e quindi potremmo anche cercare di vedere dei Bloodroot e Infestor da parte di Reason. 124 a 166, il pinnacolo maggiore in produzione, ha resistito in maniera epica e stoica Capoc, ma si trova comunque in una situazione di netto svantaggio. Stanno nascendo 5 con Raptor. Stanno nascendo 5 con Raptor in questo momento. Continua a warpare unità Capoc in una situazione difficilissima. Andiamo a vedere il numero degli estrattori. Sono 88, 84, 83. Diminuiscano invece da aumentare quelli di Reason, perché sta andando a creare infiniti impalatori. Non so chi abbiate votato voi. Vi ricordo che in palio abbiamo anche la cover per l'iPhone 4 4S. Ma non ti danno Eddie Wood nelle orecchie di Valtino? Sì, è vero. Povero Guzzo che si becca le urla di Vasa da ormai ore e ore. Intanto i russi chiedono se laggano. Ricordiamo che abbiamo i caster russi, abbiamo il caster cinese, abbiamo anche 1000 caster per questo Vasa Cast Invitational al finale sudamericano, e saranno ancora di più per la finalissima del 15 e 16 febbraio, che non è il 15 e 16 febbraio, è il 16 e 17 febbraio. Ormai non sappiamo più neanche quello che diciamo. Sappiamo però che il pinnacolo maggiore da parte di Reason è ormai ultimato, mentre addirittura Capoc ci andrà a provare a prendere una quarta base. È andato a posizionare anche il faro della flotta, il faro della flotta proverà a fare una nave madre, l'unica speranza che ha il giocatore argentino, mentre stanno nascendo 7 Broodlord da parte di Reason, 7 Broodlord da parte di Reason. Finale loser bracket, chi vince andrà a giocare la finalissima contro Killer. Attenzione, tantissima tensione in questo game, perché chi vince sarà qualificato per il Vasacast Invitational. Avanza adesso l'esercito di Reason, altri 2 Broodlord in produzione, già ce ne sono 9, saranno 11 Broodlord. Non c'è la nave madre, io la vedo dura, la vedo molto dura per il povero Capoc. Deve difendersi in qualche modo, deve fare un miracolo, sta per arrivare la nave madre. Vediamo dov'è. La nave madre la sta cronobustando dura. Viene cronobustata duramente la nave madre. Ci sono anche delle Queen. Attenzione, arriva l'ingaggio. Buoni primi Forcefield. Buoni primi Forcefield da parte
da parte di Capoc, però ci sono anche tantissimi terreni infestati, la nave madre ancora non c'è, comunque non avrebbe il Vortex. Prova a difendersi in qualche modo l'Argentina, il giocatore argentino che ha già perso il primo game contro un giocatore Zerg. In questo momento in palio c'è la gloria per loro due. Chi vince sarà qualificato per il Vasacast Invitational, un torneo incredibile, due giorni di StarCraft quest'oggi due giorni, grande Vasa, guardate Reason che continua ad avanzare, la nave madre è quasi arrivata la nave madre, io non riesco a capire quello che sta accadendo, che ci sono tanti Infestor, tanti Broodlord, in qualche modo però sembra riuscire a difendersi Capoc, o forse no, non lo sappiamo, la nave madre è arrivata, secondo me come arriva muore. Attenzione, un'orgia di unità, io vedo che però l'opsi del giocatore Protoss è ormai la metà di quello Zerg, guardate la potenza dello Sciame, lo Sciame sta conquistando Wings of Liberty, arriva il GG in questo momento e Reason si porta un game avanti, Reason un game avanti a Capoc. Brasile 1, Argentina 0, il derby sudamericano.